Ciao Dani, ascolta, devo chiederti una cosa importantissima. Ludovica, che è successo? È da un po' che devo chiederti questa cosa. Ti blocco subito per dirti che io so già tutto, nel senso che comunque alcune cose si percepiscono dagli atteggiamenti e avevo notato che c'era del tenero da parte tua per me. No, ma cosa hai capito? Ah no? Io parlo del VAR, voglio sapere cosa ne pensi del VAR. Del VAR? Ludovica, sono le 3 di notte. Sì, lo so che sono le 3 di notte, però se non mi dici cosa pensi del VAR non riesco a dormire. C'è chi mi chiede, Daniele senti qua, dacci un tuo parere spassionato sopra il VAR. Se dico che mi piace qualcuno poi borbotta, guardandomi con occhi storti peggio di Marotta. Lui fa ciò che può, risolve molti guai, non può fare miracoli ma ne ha risolti assai. In Europa League ancora non ci sta, ecco ora spiegato il rigore all'Arsenal. La Serie A ha una gran novità, pacata come un confronto con Benatia. Ma c'è chi si lamenta a prescindere, giuro vi farei circoncidere. VAR, c'è il VAR, VAR, mal che va, c'è il VAR, va bene, niente male. VAR, c'è il VAR, VAR, mal che va, c'è il VAR, il trucco è farlo andare. Però che ansia quando l'arbitro va a bordo campo e noi col batticuore siamo a rischio infarto. Chissà cosa deciderà, conferma o lo annullerà. E sopra i social siamo tutti esperti e siamo critici, Gianni esperti. La verità sta tra due concetti, finché il Barça va e Nicola Berti. Mi sento sereno, tutelato, ve lo giuro, alle volte ti va bene, a volte lo prendi nel... Tipo dopo un golasso quando esulti come un passo, ma il VAR annulla tutto e tu ti attacchi al caso. E rimango male, ho il nervoso che mi assale, non mi riesco a controllare, chiamo l'arbitro maiale. Però dopo la partita, quando l'ansia mi è svenita, riguardo i replay, non mi sento derubato perché la Serie A ha una gran novità, sobre come una live di Nainggolan. Che brutto quando non sai cosa fare, se esultare oppure bestemmiare male. VAR, c'è il VAR, VAR, mal che va, c'è il VAR, va bene, niente male. VAR, c'è il VAR, VAR, mal che va, c'è il VAR, il trucco è farlo andare. L'attesa del verdetto è dolorosa tanto quanto fare la doccia per avere Lukaku accanto. Lukaku, Lukaku, stai là. Lukaku, Lukaku. VAR, c'è il VAR, VAR, mal che va, c'è il VAR, va bene, niente male. VAR, c'è il VAR, VAR, mal che va, c'è il VAR, il trucco è farlo andare.